io te l'ho detto, cioè, il percorso che facevi una volta, tu non avevi, oggi tu hai molti dati, senti, allora ti metti a casa, senti tutti quelli, fai la radiografia a tutti, quindi metabolizzi, no? Una volta non ti chiamava nessuno e amen, cioè, capito? Cioè, manco lo sapevi, capito? Poi sinceramente, guarda, io penso che chi fa ha sempre ragione. Però dentro questo ci metto sempre, che ci vuole la preparazione e chiaramente se fai non è che te lo fa, ti fanno un favore. Poi ci vuole anche culo, il culo come inteso come culo, non perché sei simpatico e ti chiamano, può anche succedere una volta. Se questo è un mestiere, fidatevi che la raccomandazione quasi è peggio. Poi la raccomandazione, se tu devi fare salto mortale e ti spiaccichi per terra, sei morto. Ok, e a volte tu vai a lavorare perché c'è quello che usa quello, non c'è, quell'altro è ammalato, poi un collega che suona la chitarra dice, oh, ma io conosco uno forte, proviamolo, lui dice, ah, sono disperato, proviamolo, tu vai là, dove casca l'asino? Che quando tu vai là, te la devi giocare bene, ci sono più occasioni di quelle che pensate e ci sono più volte che se ne giocano male, ma tu te la puoi giocare male, non perché non sei bravo, uno se la può giocare male. Per 3.000 concetti, perché tu quando vai a fare una cosa, già se non ti ama, entri, integri, se non ti integri dentro quel. Quindi molto spesso è anche colpa nostra. Una volta le occasioni erano la metà, cioè c'era più lavoro perché voi facevi i provini e tutto, ma nello stesso tempo, se non eri a un certo livello, suonavi proprio. Manco ti prendevano in considerazione. Oggi c'è più chance. Allora, il nocciolo della questione sta nel porsi nella cosa in modo giusto. Parliamo sempre di gente che potrebbe farlo, no? Vai, ti devi rendere conto che non è andata bene. E molto spesso tu da lì riparti. Io vengo da una cosa che ti posso raccontare, ho fatto, so, le colonne sonore dei film. Cioè, oggi abbiamo l'SPT, i computer, tutto ciò. Una volta si faceva con lo schermo tutta la parete. La band, l'orchestra dipendeva da una cosa e si suonava in diretta col maestro che aveva i problemi suoi per sincronizzarsi con le partiture e tu che suonavi. Cioè, ragazzi, lì sbagli la seconda volta, fermano la sessione e vai a casa. Che era brutale, perché cioè, tu sei mortificato con 100 persone dell'orchestra, però lì ti svolta la carriera. Cioè, perché tu lì pensavi, comunque eri lì. Quindi se eri lì, non è che eri a caso. E molto spesso svoltavi. Oggi, sai, oggi se ti fanno suonare, casomai non va bene, fanno suonare, poi cambiano tutto col Pro Tools, chiamano un altro. Poi io sono molto, cioè, secondo me la vita tanto non la possiamo cambiare. Cioè, devi avere le occasioni, te le devi giocare, un po' di culo, un po' di modo di essere, devi capire gli altri e ti devi inserire. Se fai questo hai delle chance, se no è difficile. Poi oggi siamo tutti abituati ad avere l'habitat nostro, cioè io cosa ti dicevo prima? Lo studio, il gabbiotto, la meccanica, lo strumento, registri, le basi, fai, elabori, la situazione. Poi vai in un altro posto, non c'hai la roba, non sei nel tuo habitat, già cambia. E cosa consigli? Consiglio intanto di affrontare, quando siamo da soli, di affrontare la cosa in un altro modo. Cioè, intanto di mettersi in difficoltà da solo, e come lo fai? Affrontando. Io questa roba qua non la so suonare perché non mi piace. E studia quello, se vuoi fare il professionista. Io vedo che spesso abbiamo la tendenza di studiare quello che già sappiamo fare. Perché tu studi, comodo, ti fai le cose, migliori le tue cose, sempre così. Poi dopo ti capita una cosa fuori parametro e non sai, e come può succedere, no? Poi ti serve per maturare anche tutto il discorso musicale.